nessuno dovrebbe essere permesso di infangare le nostre istituzioni nel mondo, tantomeno al Presidente del Consiglio. E che cosa vuol dire togliere prestigio al nostro Paese? Vuol dire naturalmente togliere possibilità di sviluppo, togliere possibilità di costruire relazioni con gli altri Paesi, togliere credibilità. E io penso che questo sia proprio il tema di questa campagna elettorale, lo ha detto Antonio Di Pietro, io sono d'accordo. Questo voto può aprire anche una pagina nuova per il Paese che restituisca al nostro Paese credibilità. E lo può fare anche da una realtà come Casoria, come Napoli, lo possono fare tutti i cittadini domenica votando per aprire una stagione nuova per il nostro Paese. Perché qui noi dobbiamo registrare un dato, guardate, che va detto con molta franchezza e trasparenza. Quando noi poniamo il tema della legalità in Campania, nel Mezzogiorno, poniamo prima di tutto un tema di credibilità delle classi dirigenti. Vedete, tanto più aumentano i sottosegretari della campagna al governo, tanto più diminuisce il peso di questa regione sulle scelte nazionali. Lo ha dimostrato la farsa dei ministeri che si spostano con le ruote, avete visto? Uno lo portano a Milano, poi la Presidenza della Repubblica, ma mentre quei ministeri li spostavano con le ruote annunciavano che avrebbero chiuso Fincantieri. Ecco, noi faremo di tutto perché Fincantieri non sia chiusa, faremo una battaglia perché Fincantieri non sia chiusa, perché non si può eliminare un presidio industriale fondamentale per il Mezzogiorno e per quest'area. Ma ponevo la questione della credibilità, perché è importante votare persone come Enzo Carcola? Perché sono persone che quando vanno a incontrare un'altra istituzione possono battere i pugni sul tavolo, e non lo possono fare quegli impresentabili che la destra ha candidato a queste elezioni. Non lo possono fare, guardate, noi abbiamo contestato delle volte c'erano, e anche come rischiano anche le altre forze politiche, c'erano fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali. Dobbiamo dare atto che è stato, come dire, presa una contromisura, non ci sono più le infiltrazioni, li hanno direttamente candidati capolista delle loro liste. E noi non lo poniamo questo tema soltanto per una questione astratta di legalità, lo ripeto, lo poniamo perché il tema fondamentale è la qualità della classe dirigente, perché nella fase che dovremo affrontare, che sarà una fase difficile, una fase nella quale il nostro Paese dovrà uscire fuori tutto insieme, avere delle facce pulite, avere delle facce presentabili, avere delle facce che possono chiedere dei diritti e non dei favori, sarà la condizione fondamentale per il riscatto del Mezzogiorno. E lo dovremmo fare per rimontare una situazione. Quando io chiedo un voto per aprire una stagione nuova, lo chiedo anche perché noi dobbiamo punire il governo più antimeridionale della storia d'Italia. In questi 3 anni sono stati tolti 13 miliardi di euro che toccavano al Mezzogiorno e sono stati utilizzati per altro. Sono stati definanziati i fondi strutturali che venivano dall'Europa. E lo sapete come si chiamava il presidente del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica? Si chiamava Nicola Cosentino. In questi anni al nord hanno portato via i soldi e in Campania la classe dirigente della destra ha retto il sacco. Questo è il punto fondamentale. Allora noi dobbiamo aprire un'altra stagione e qui a Casoria abbiamo, credo, fatto anche un passo ulteriore in avanti, perché a Casoria, attorno alle forze che naturalmente si riconoscono nel centro-sinistra, abbiamo costruito un rapporto con una parte importante, credo, del futuro per la prospettiva di una nuova stagione del Paese, che è il polo per la nazione. E ci dispiace che non tutto il polo della nazione sia da questa parte, ma io credo che sia fuori luogo chi non è venuto con noi. E lo dico perché se, come dire, una forza si dichiara moderata, non può andare dietro alle cose che sta dicendo Berlusconi in questi giorni. Qua di moderazione non ne vediamo. Vediamo un delirio psicopatico di una persona che, come dire, passa dalla mega
megalomania alla mania di persecuzione. Ecco, noi dobbiamo invece far valere le ragioni anche di quei cittadini, come dire, che non credono in ipotesi estreme, ma che credono che la politica debba tornare a ragionare, a ricostruire un rapporto tra le persone, a rianimare una passione civile che nel corso di questi anni si è indebolita fortemente. E per questo motivo noi vi chiediamo un voto ad Enzo Carfora e vi chiediamo di cambiare pagina a Casoria. E cambiando pagina a Casoria si può aprire una nuova stagione a livello nazionale. Ecco, il vostro voto, avete un privilegio, perché il vostro voto vale doppio. Il vostro voto vale doppio. Con il vostro voto potete scegliere un governo nuovo per Casoria, potete aprire una stagione politica e innovativa per Casoria e potete dare una mano a costruire un'altra stagione per l'Italia. È un privilegio che molti italiani vi invidiano, perché in questo momento tanti vorrebbero poter dire cosa pensano di Berlusconi mettendo una croce sul simbolo. Non lo possono fare perché in molte realtà non si va a votare. Lo potremo fare poi col referendum dopo le elezioni. Ma intanto oggi utilizziamo questa occasione. Utilizziamola fino in fondo. Votiamo, facciamo votare. Rivolgiamoci alle persone che dicono che vogliono stare a casa. Rivolgiamoci a quei molti moderati che hanno evidentemente sbagliato sponda e chiediamogli di stare con noi per aprire una stagione nuova per Casoria e per l'Italia.